Zalone, ma non è soltanto il produttore di Zalone. Diciamo che Pietro, mettiti al centro Pietro, è il produttore, anche il coproduttore di un film che è Non essere cattivo, che chiaramente insomma molti di voi hanno visto, molto legato a queste zone, avremo qui anche Alessandro Borghi, ma soprattutto ha comprato la casa di Pierpaolo Pasolini e ci racconterà lui perché ha deciso di comprarla e di donarla al comune. Quindi è un'altra di quelle persone che invece di raccontare fa, e a me piace molto per questo. Da dove iniziamo? Da dove vuoi? Siamo qui. Ah. Beh, diciamo che io sono venuto a Roma nel 76. Pasolini è morto qui, credo, nel 75, a novembre, 2 novembre. Ed è stato uno shock. Io ero giovanissimo quando ho preso che Pasolini quella notte era stato ucciso da un ragazzo, da più ragazzi, e poi questa storia ancora oggi non si capisce bene che come è andata quella notte. E quando sono andato a Roma nel 76 ho incontrato Laura Betti, che stava preparando un libro su Pasolini e stava preparando soprattutto un libro sulle raccolte di tutti gli articoli che avevano fatto su Pasolini. E allora serviva qualcuno che andasse al Secolo d'Italia a estrarre alcuni articoli su Pasolini. E lei decise che ero io la persona che doveva andare. Per cui andai come studente universitario dicendo che dovevo fare una tesi su Pasolini e volevo leggere tutti gli articoli, e da lì riuscii a raccogliere e a circostilare alcuni pezzi che poi consegnai a Laura. E questo è stato il primo vero incontro con Pasolini, anche se mi era successo prima. Io nasco come attore e a Milano Pasolini stava preparando Salò e io mi dovevo presentare per fare un provino, e poi non mi ricordo se per timidezza o se per qualcos'altro non mi sono mai presentato a lui, ed è stato l'unico vero rammarico. Per cui ho sfiorato sempre l'idea di Pasolini, e proprio per questa ragione, quando avevo letto che alcune persone del posto di Repubblica si era ribellata all'idea di vendere questa casa, e parlando col sindaco e poi con Miguel Cotor, che loro non avevano i soldi per comprarla, decisi di prenderla io e di donarla al Comune di Roma. Questo è tutto. E lì faremo sicuramente delle grandissime iniziative. Ed è bellissimo pensare che oggi questa parabola tra il primo incontro con Pasolini a Roma, lì a Rivideo con la mamma negli anni 50, e oggi sono qui dove hanno ammazzato Pasolini. Quindi la nascita, lui a Roma, e la morte, ma lui non morirà mai. È morto fisicamente, ma starà nella memoria di noi per sempre, per quello che ha costruito, per quello che ha scritto, per quello che ha girato. E lì faremo sicuramente degli interventi, inizieremo a ottobre probabilmente, durante il Festival di Roma, faremo una serata di inaugurazione sulla piazza di Rebibbia, e faremo qualcosa di molto speciale per far rivivere lì in quel quartiere. È importante creare dei presidi. Sono felice questa sera di stare qui e di non stare in un teatro pomposo, perché i presidi culturali sono molto importanti, perché qui si fa dibattito, si vedono film, si chiacchiera, si discute. Sono delle persone meravigliose che vivono in questi posti e sono molto generose con tutti noi, e noi dovremmo apprezzare questo, dovremmo pensare che da qui si può ripartire per ricostruire il tessuto del paese. Ora, adesso non voglio fare il politico con il mio mestiere, torniamo al cinema. Sì, torniamo al però cinema. Però abbiamo una promessa a questo punto: dal prossimo anno, Pietro, possiamo immaginare che un'andata e ritorno. Così, magari con la casa di Pasolini, adesso con la festa del cinema ne parleremo, potrebbe essere interessante gemellare queste due realtà e provare a, dici tu, a incardinarle. Why not? Se tu ci aiuti. Va bene. Ok. Allora, io ti chiederò soltanto una cosa molto velocemente, Pietro. Noi non faremo vedere tutti i film di Pasolini, ne faremo vedere soltanto uno. Volevamo sapere qual era il film a cui tu eri più legato di Pasolini. Lui scrive nella Rebibbia, cioè in questa casa di Bibbia, Ragazzi di vita,
e poi se dopo scriverà la sceneggiatura di Accattone, un film straordinario, parlando di queste borgate. Accattone è la storia di Vittorio, di Maddalena, di Stella, e questo Cinti, questo pregiudicato, questo delinquente, questo pappone con questa prostituta che poi viene ripresa, lui dovrebbe essere picchiato perché è tolto un napoletano, però racconta tutta quella parte di periferia romana straordinaria ancora, perché c'era ancora la voglia comunque di emanciparsi, questi ragazzi volevano entrare nella città, e dentro tutto questo, questo sogno e questa Stella, che era una ragazza bellissima friulana che arriva a Roma, lui la incontra e la seduce e poi la porterà sulla strada, e poi ci ripensa, la vuole come dire redimersi, e poi alla fine questa morte improvvisa scappando, questa moto, questo, e dice una cosa bellissima in finale, dice, doveva finire così, va bene, cioè, sto bene, sto bene, è meraviglioso, no? Quello sto bene così dice tutto il film. Ecco, quel film mi ha molto, e se pensiamo a lui, a quella periferia romana, e pensiamo a 22 anni dopo, 21 anni dopo, a Amore tossico di Caligari, perché parliamo di Caligari, ecco, quella periferia non è più quella di Pasolini, lui è il vero erede di Pasolini, perché racconta invece la disperazione del sottoproletariato, per cui un soldato che non ce la fa più, che si arrende all'eroina, infatti diventerà poi un modo di dire famosi una spada, no? Perché nel film ed è nel gergo, nel linguaggio della periferia romana, che non è il romanesco di Manfredi, è proprio quel romano di periferia, è quel modo di, è quel modo di esistere, di relazionarsi, ed è veramente lui straordinario come riesce a raccontare la disperazione di un nuovo mondo 20 anni dopo, che non è più il mondo di Accattone, ma che è il mondo esattamente di quello che lui racconta. E per questo poi ho deciso, quando lui stava già male, di apportare l'ultima parte economica al film per fargli fare questo bellissimo film, Non essere cattivo. Ecco, questa è la mia esperienza, insomma, in due parole. Però sono sempre stato abituato a fare delle cose, non dico impossibili, ma mi piace pensare di fare quelle cose che è difficile fare. Noi dobbiamo sempre pensare che le cose difficili invece sono sempre alla fine semplici. Dobbiamo trovare il modo di entrare nelle cose, per superarle, per viverle e per materializzarle e per trasformarle in qualcosa di concreto, di straordinario. Come fanno i registi, che partono da un'idea e poi piano piano diventa una storia e poi piano si illumina e poi va sullo schermo. Parlavo prima con il giovane De Paoli del suo prossimo film, mi ha raccontato alcune cose bellissime e poi mi ha detto, lo vedrai tra 2 anni. Vedete quanto tempo ci si mette poi per fare un film? C'è un lungo periodo di gestazione, di creazione, di girato, di montato. Insomma, è un mondo straordinario quando si fa con grande passione, che è la vera cosa che muove il mondo, la passione. Grazie anche per essere qui, perché è una di quelle tante cose che ci dicevano non sarebbe stata possibile, invece in pochissimo tempo è stato possibile, ed è stato anche possibile averti qui. Grazie a voi, davvero. Grazie. Allora io volevo chiamare accanto a me, veramente.